quanto riguarda anche la più bella, guardate che meraviglia. E prima di dare la parola a loro, voglio dare una differenza tra noi e loro, tra i nostri avversari. Basta vedere il porto di Salerno che è qui. Noi, centrodestra, hanno realizzato le banchine, le navi possono entrare per merito nostro, ci sono i lavoratori, 70 milioni nel grande progetto porto. C'è un signore salernitano che si nasconde quasi sempre nei bunker là di Salerno, che invece si è preoccupato, invece di fare queste cose che abbiamo fatto noi, di un bel tetto di un grande architetto. C'è una bella stazione a Rinti, però si è occupato di questo tetto di tutta forma, di profumo. Noi invece ci preoccupiamo dei lavoratori, della nostra economia, della nostra bellissima regione. Io non devo dire nient'altro, perché sono solo felice di stare qua a rappresentare il centrodestra qui riunito, e ringrazio veramente i leader nazionali. Do la parola, andiamo, prima ad Antonio, anche perché è un po' il padrone di casa, Antonio è di Vietri, come sapete, la sua famiglia. Non diciamo che c'è una parola. No, la vecchia casa di famiglia, mettiamola così. Ecco qui, Antonio, Antonio Tagliani. Grazie, grazie Stefano, gioco un po' in casa, anche cittadino onorario di Vietri, sempre un pezzo di cuore, ricordo sempre mio padre ogni volta che si parla di Vietri. Cosa può fare il centrodestra per questa regione? Il centrodestra intanto può offrire unità, cosa che la sinistra non offre. Noi ci presentiamo con un solo candidato, come ci presentiamo in tutta Italia, dove si vota con un solo candidato. Loro anche qui, avendo più di un candidato, annunciano che non riconoscono la buona amministrazione del governo di sinistra, perché se a Roma sono uniti, qua sono divisi, vuol dire che c'è qualche cosa che non va. Noi proponiamo un'alternativa di serietà, di fatti concreti, non abbiamo bisogno di showman, non abbiamo bisogno di attori, la campagna ce n'ha tanti, ce n'ha avuti tanti, insomma, da Totò e Edoardo, non abbiamo bisogno di protagonisti televisivi, abbiamo bisogno di un presidente della regione che faccia il presidente della regione. Quindi rappresentiamo un'alternativa seria a un sistema clientelare. Noi siamo garantisti, lo siamo con tutti, però le vicende anche più recenti dimostrano che qui si adotta un sistema dove si fa carriera o si è assunti soltanto se si è amici degli amici. Così come capitava in Umbria, dove governa la sinistra, regna la clientela, diventi primario se c'è la destra del Partito Democratico, diventi caposala se c'è la destra del Partito Democratico, fai carriera in regione se c'è la destra del Partito Democratico. Ecco, noi dobbiamo avviare una rivoluzione pacifica e cambiare in questa regione, con una squadra di persone serie, credibili, affidabili. Vogliamo vincere, se è possibile, dappertutto. La partita si può vincere anche 7-0, ci piace, cercheremo di segnare tutti e 7 i gol, dimostrando sempre di essere uniti, di avere una proposta costruttiva. Si può fare di più anche per la sanità in questa regione. Molti che le scuole cominciavano all'inizio settembre, che bisognava bonificare, che bisognava avere i banchi separati, abbiamo fatto tante di quelle proposte, non sono stati né capaci né a livello nazionale né a livello regionale di affrontare un problema. E oggi chi paga il prezzo? Gli studenti, i bidelli, i professori, i maestri, tutto il personale scolastico. Colpa di un governo nazionale e regionale incapace di saper riaprire le scuole. Questo è un altro elemento importante insieme a quello della sanità. Speriamo che adesso sappiano usare i fondi europei, speriamo ancora una volta che vogliano confrontarsi questi signori per realizzare infrastrutture, e Dio sa quanto ne servono anche in questa regione, con il centrodestra. Abbiamo sempre dato la nostra disponibilità, hanno sempre detto sì e poi hanno fatto no. Vediamo che adesso per fare dei buoni progetti ci ascolti. Noi abbiamo sempre lavorato al servizio dei cittadini, uniti. Io concludo anche portando il saluto di Silvio Berlusconi, che ha seguito sempre con grande affetto e attenzione anche dal San Raffaele la battaglia di Stefano Caldoro del centrodestra in Campania. Purtroppo il Covid ha attaccato anche lui, ma siccome è un leone batterà anche il Covid. Quindi Stefano, un bocca al lupo anche da Silvio Berlusconi, dal leader della nostra forza politica, un saluto anche ai leader del centrodestra, che cambia i vostri saluti affettuosi che gli avete inviato. In bocca al lupo Stefano, noi crediamo in te, siamo convinti che tu sarai un ottimo presidente della regione come lo sei stato. Contiamo molto anche sulle liste di Forza Italia, che sono liste competitive. Anche qui abbiamo dimostrato di fare l'esatto contrario di quello che fa De Luca. Non abbiamo fatto le liste per far eleggere l'amico degli amici, abbiamo fatto delle liste competitive dove ognuno
è un potenziale consigliere regionale. Vinca il migliore. Si comincia così a fare questa pacifica rivoluzione a favore della meritocrazia in questa importante regione del sud, un sud che non può essere considerato una palla al piede del paese come hanno spesso fatto, un sud che regala al nostro paese, alla nostra Italia, mentre il nord certamente regala l'economia ricca, imprese ricche, regala il capitale umano. Nessuno più di un meridionale sa che cosa vuol dire essere capitale umano per il nostro paese e per la nostra economia. Ecco perché va, il sud va rispettato, si deve investire nel sud, non bisogna fare elemosine, non serve reddito di cittadinanza, serve lavoro. Presidente, aspetta, facciamo prima interventi poi Ragazzi, però vogliamo tornare un po' più indietro e facciamo un po' con le persone educate, cercando anche di rispettare gli altri. Grazie. Okay. Sono loro che sapiscono. Sì. Sì. Abbiamo lo spazio. No, 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 no. Non tutti con tutti. Centrodestra compatto a sostegno di Stefano Caldoro, una delle tre manifestazioni che faremo in questa brevissima campagna elettorale, una qui in campagna a sostegno di Stefano Caldoro, una domani a sostegno di Raffaele Fitto a Bari in Puglia e una venerdì 18 a sostegno di Susanna Ceccardi alla guida della Toscana. È l'ennesima dimostrazione di una coalizione che sta insieme per scelta, di persone che condividono gli stessi obiettivi, condividono la stessa visione e sono mossi sostanzialmente dal tentativo di offrire risposte ai propri cittadini. Dall'altra parte, lo abbiamo visto, lo vediamo anche nelle alleanze saltate in queste elezioni regionali, una coalizione di governo che sta insieme solamente nell'interesse dei partiti che la compongono. Significa che il centrodestra può offrire un'alternativa di visione, di costruzione, di coerenza che dall'altra parte non troviamo. Anche qui in Campania abbiamo visto il governatore uscente De Luca passare la propria giornata a far finta di estraniarsi dal partito di cui fa parte, dalla maggioranza che lo sostiene a livello nazionale e quindi a prendere le distanze dal governo nazionale, ma chiaramente parliamo di una espressione di quello che attualmente è il governo della nazione. Si vota De Luca, ci si tiene la azzolina. Questo è quello che accadrà nelle prossime elezioni regionali e soprattutto per quello che riguarda questa regione, la Campania, io penso che non sia un destino per questa regione avere il più alto tasso di disoccupazione d'Italia, il più alto tasso di emigrazione sanitaria d'Italia, le più alte tasse regionali d'Italia e il più basso numero di fondi europei spesi d'Italia. Non è un destino, sono le scelte della politica, sono segnatamente le scelte che sono state fatte dal Presidente della Regione De Luca, che evidentemente troppo impegnato a occuparsi delle sue appassionanti dirette Facebook ha dimenticato che amministrare la cosa pubblica è un altro lavoro. Allora noi siamo per carità contenti che De Luca faccia sorridere i propri cittadini, ma dobbiamo anche dire ai cittadini campani che se voti qualcuno perché ti fa ridere, poi è normale che ti ritrovi una politica che fa ridere. E quindi noi al parolaio De Luca contrapponiamo l'operaio Stefano Caldoro, cioè una persona che quando ha governato ha dimostrato di saper costruire, di saper lasciare un segno del proprio passaggio, di parlare poco e lavorare tanto. È esattamente quello di cui ha bisogno questa regione. Affrontare la sfida infrastrutturale, sostenere le proprie aziende, rifiutare la cultura del reddito di cittadinanza, della paghetta di Stato, dei cittadini che dipendono dalla bontà della politica. La libertà del lavoro è al centro del nostro operato ogni giorno e poi il sostegno alla famiglia, alla natalità, ai prodotti tipici in una regione che vanta la stragrande maggioranza delle produzioni d'eccellenza d'Italia. Questa è la sfida che noi portiamo con Stefano Caldoro, con Fratelli d'Italia, partito che ha dimostrato con la propria concretezza e con la propria coerenza di fare sempre la propria parte per il bene di questa nazione all'interno della coalizione di centrodestra. Confidiamo che ci sia una maggioranza di campani che non vogliono le clientele, che non vogliono la paghetta di Stato e che non vogliono essere presi in giro con le battute efficaci alle quali non corrispondono purtroppo altrettanti provvedimenti. Grazie Gianni. Grazie. Finalmente ci siamo, non vedo l'ora che arrivi questo 20-21 settembre perché c'è aria di cambiamento, c'è voglia di cambiamento in tutta Italia, in particolare in Campania. Sarà un voto poco ideologico, molto concreto. I campani chiedono diritto alla salute,
non andremo a riaprire i troppi ospedali chiusi a Caldoro. Chiedono diritto alla vita con un ambiente pulito. Io sarò oggi a Giuliano, perché oltre per le balle, e Luca è famoso per le ecoballe, è stato riempito di soldi ma non ha smaltito nulla, la gente muore di cancro, di tumore, di inquinamento, quindi non promettiamo miracoli, però Stefano Caldoro quando ha governato in maniera efficace, concreta, parlando poco, risolvendo tanto, la gente non chiede assistenza ma chiede infrastrutture. Ecco, magari De Luca se facesse un giro sulla circumvesuviana smetterebbe di ridere, perché i napoletani lo fanno purtroppo per loro troppo spesso in condizioni difficili. Il tema della sicurezza, da ministro io diedi a Napoli, ai cittadini di Napoli, i maggiori investimenti in termini di uomini, soldi e telecamere rispetto a tutte le altre città italiane, perché Napoli merita tanto. E quindi io penso che ci saranno delle belle sorprese alle elezioni del 20 e del 21, e fra De Luca, Di Maio e De Magistris qualcuno metterà di ridere. La Lega c'è per la prima volta, non ci siamo mai presentati nella storia della Regione Campania, quindi sono anche emozionato, contento e commosso dell'accoglienza che abbiamo, della fiducia che raccogliamo. Il centrodestra ha una squadra compatta, a Napoli, a Treviso, a Genova, a Bari, ad Ancona, a Firenze. Gli altri litigano su tutto, sulla legge elettorale.